Bene, bene, bene. Allora, buonasera a tutti da Mondo Calcistico. Oggi live speciale, abbiamo qui due super ospiti, Gaia Brunelli e Martina Angelini. Intanto grazie per essere qui. Grazie Grazie a a voi, voi, anche se in condizioni precarie, soprattutto Sì, infatti, se vedete Martina. che Gaia si sta muovendo è solo perché è in No, perché macchina su un taxi, Martina quindi. fa il suo sport preferito, il E trekking. niente, allora Non poi posso salutiamo anche dimenticare. tutti gli altri nostri ospiti. E niente, allora cominciamo con la prima domanda di questa sera. Ovviamente oggi si parlerà principalmente di calcio femminile. Ovviamente non me ne vogliano gli altri amici, cioè Matteo, Mondo, Simone, eccetera, eccetera, eccetera. Ma darò precedenza ovviamente alle due super ospiti di oggi. Per chi non lo Ovviamente. sapesse, ovviamente stiamo parlando di Martina e Gaia, che sono le voci ufficiali del calcio femminile su Sky. E quindi, proprio per questo motivo, la prima domanda che faccio a tutte e due è: questa serie A è appena finita, domenica ci sarà l'ultimo atto del calcio femminile italiano con la Coppa Italia tra Juve e Fiorentina. La prima cosa che vi chiedo è: cosa vi rimarrà di questa Serie A? Che cosa vi resterà maggiormente impressa di questa stagione? Gaia, vai te, comincia te che sei più precario. Vado io. Ma a me mi si vede? Sì, Io sì. vedo solo te, perché non vedo me Purtroppo stessa? sì, Era questa la domanda, purtroppo no? ti si vede. Cosa mi resterà? Sì. Mi resteranno sicuramente i 40.000 dell'Allianz, perché è stata un'esperienza che insomma auguro davvero di rivivere a tutti quanti e anche a noi insomma nel futuro prossimo. Sicuramente quello, e poi mi rimane il fatto che nessuno si aspettasse un seguito del genere, quindi neanche io devo ammetterlo, ecco, in maniera molto onesta. E quindi questo, ci rimane questo, cioè ci rimane il grande successo che c'è stato e che fa bene a questo movimento, fa bene a noi che l'abbiamo trasmesso, fa bene a Sky, insomma, credo che questo mi rimanga soprattutto molta sorpresa alla fine di tutta la stagione. Ma, io sono un po' meno sorpresa, nel senso che negli ultimi anni sapevo che c'era nell'ambiente sportivo una grande voglia di calcio femminile, perché tutti gli eventi che mi è capitato di commentare, magari anche su Eurosport da altre parti, cresceva sempre di più. Però non l'avevamo mai vissuto e raccontato in una televisione come Sky, con i mezzi, con delle persone brave, professionali. E, insomma, per me è stato meraviglioso viverlo anche con Gaia, devo ammettere questa cosa. Con Alessia Tarquinio, che è già stata vostra ospite, cioè, veramente è stato un anno bellissimo da tutti i punti di vista. Adesso c'è quest'ultimo atto, però la stagione nostra non finisce perché poi insomma, abbiamo il mondiale, è l'evento che tutti aspettiamo da settembre. Certo, un evento storico, il mondiale, che partirà proprio il prossimo giugno e che ovviamente Sky, come aveva già anticipato, Alessia Tarquinio quando è stata ospite, darà in diretta, quindi insomma sarà un evento da non perdere, Voi mondiale in Francia. sarete, Gaia e Martina, sarete sempre per l'Italia? Stiamo cercando di capire come sarà l'organizzazione, giusto? Giusto. Anche perché le partite saranno 52, noi le facciamo tutte, tutte non possiamo farle, quindi cercheremo di capire cosa faremo. Bene, bene. Allora, seconda domanda. Ora vado un po' più sul, diciamo, sul, una domanda un po' particolare. Allora, la Fiorentina più o meno ha tenuto la stessa andatura tutto l'anno. Il Milan è partito forte, si è un po' perso sul finale, mentre la Juve ha fatto esattamente il contrario. È partita un po' a stenti, se a stenti si può parlare, visto comunque che ha perso pochi punti. Comunque, alla fine, nella seconda parte, la Juve è venuta fuori. Ecco, la domanda che vi volevo fare è: dove è stata, secondo voi, la svolta della stagione della Juventus Women diciamo in maniera positiva, e se c'è stata una svolta negativa invece sul Milan, qual è stata? Vado io, Marti? Sì, Sì, vai, vai. diamo sempre Allora, precedenza a Gaia, che visto benissimo, che è che di tra un po' fretta. scende dal taxi e vi saluterà. No, dicevo, secondo me, allora, vabbè, la svolta della Juve, l'abbiamo detto mille volte, è stata sicuramente la sconfitta contro il Milan 3-0 all'andata. Quella è stata la svolta perché poi il capitano Saragama, insomma, si infervorò anche ai nostri microfoni, per cui, insomma, lì credo che abbiano parlato, abbiano discusso e abbiano un po' sistemato le cose. Poi, più che una svolta, io credo che comunque la Juve abbia in generale
la rosa più competitiva di questo campionato, quindi il fatto che il campionato sia una maratona, quindi comunque una cosa che va per le lunghe, e poi alla lunga vince chi ha la squadra più competitiva, anche soprattutto in chi gioca meno e chi entra dopo, come nel caso dell'infortunio di Salvai. Poi insomma Ekrot l'ha assolutamente sostituita benissimo. Il Milan, questa è la svolta invece per il Milan, non c'è magari stato un attimo, c'è stato più il fatto che quelle 11 hanno sempre giocato, quindi sono partite al massimo, poi dopo un po', come è normale che sia, come è fisiologico che sia, sono calate e altre, la panchina corta non ti aiuta, ecco, a rimanere costante nel corso di un campionato molto lungo e impegnativo, con tante soste e la nazionale e i vari impegni. Ha detto tutto, prossima domanda. No, scherzo, sì, in realtà sono perfettamente d'accordo sul discorso della sconfitta contro il Milan, della Juventus, perché lì veramente le ragazze si sono guardate negli occhi e hanno detto che dobbiamo cambiare un po' la nostra stagione. Il problema del Milan è stato appunto la panchina corta, il primo anno di Serie A. È vero che c'era un gruppo consolidato che veniva dal Brescia, però comunque per tante far parte per la prima volta di una realtà professionistica come il Milan magari un pochino le ha destabilizzate, perché la Fiorentina comunque aveva già più esperienza, già da qualche anno. La Juventus era la seconda stagione e il Milan si è trovato a fare i conti con una realtà completamente nuova e poi alla fine ha un po' mollato, anche se poi il Milan è arrivato terzo al primo anno di Serie A, direi che non si possono lamentare. Purtroppo ancora in Champions vanno solo le prime due, speriamo che più avanti magari riusciremo ad avere anche una terza squadra in Champions. Siamo molto distanti dalle altre. Ah, scusa. Sì. Dalla Champions tantissimo, guarda, rispondo volentieri io, scusa Gaia, ma insomma tanti anni di Champions League. Non ho neanche sentito, tra l'altro, la domanda. Posso dire che siamo ancora molto distanti, ma non per demerito delle nostre società, semplicemente perché siamo partiti molto dopo. Cioè io ho commentato una finale di Champions del Lione 10 anni fa ed era una squadra ancora così così, adesso il Lione ha vinto 4 Champions di fila e hanno iniziato ad investire prima, siamo ancora lontani. Però piano piano, dai, arriveremo. Sì, tra l'altro Lione è una struttura, ha più strutture che funzionano molto bene, infatti dove gioca di solitamente Lione femminile, mi sfugge il nome del campo, che non è sempre lo stadio del Lione, però è dove gioca la primavera anche la Youth League. Io quando ho visto Lione-Juventus ero rimasto veramente scioccato dalla loro struttura, che non ha niente a che vedere con le strutture che abbiamo in Italia ancora, quindi... No, ma bene, poi quella è una società veramente che il presidente ormai va quasi più a vedere le donne degli uomini. Cioè, sì. Beh, anche perché non stanno passando un bel momento a livello maschile, quindi quello diciamo che sì, esatto. Aiuta per la crescita di una squadra, di un'altra realtà. È un po' come, non me ne vogliono i tifosi della Roma, che seguono tanto la primavera proprio perché possono ottenere risultati piuttosto che magari la prima squadra in certi momenti. Ragazzi, avete domande da fare anche voi? Io sì. Me lo chiedo perché di solito le domande agli ospiti le facciamo fare dopo, però visto che Gaia è di fretta. Sì, Roberto, io chiedo due cose. Visto che Juventus Fiorentina, no, diciamo che lo sappiamo tutti, che è stato un grandissimo successo quello che appunto è accaduto all'Allianz Stadium. Volevo chiedere sia a Martina che a Gaia se sotto questo punto di vista, diciamo, pensate che ci possa essere un seguito, cioè altre partite di squadre femminili che si possano giocare in quelli che sono i grandi stadi del campionato italiano, e quindi quando può crescere ancora il calcio femminile sotto questo punto di vista? Beh, io credo che non possa succedere di nuovo, nel senso che, cioè, può succedere ancora, sempre ovviamente all'Allianz, perché è uno stadio di proprietà, perché la Juventus se c'è la sosta della Serie A maschile può decidere autonomamente di aprire lo stadio, quindi di farci giocare chi vuole. Questo non può accadere ovviamente con San Siro, non può accadere con gli altri stadi, quindi finché non si risolverà l'annoso problema degli stadi di proprietà in Italia, io credo che anche da questo punto di vista sarà difficile, quindi abbiamo già due problemi per far crescere il femminile. Tanto per cominciare, se uno ha lo stadio di proprietà, e credo che un po' da un certo punto di vista la Juventus ci stia anche pensando di creare e costruire uno stadio adiacente all'Allianz, che ovviamente abbia meno posti, quindi che ne so, 15.000 posti, cioè ad hoc per una partita di calcio femminile, dove può giocare appunto il calcio femminile e le seconde squadre, quindi le under 23. Credo che questo sia il futuro, come sta succedendo anche nel resto d'Europa.
Però prima appunto Milan e Inter dovranno decidere se fare uno stadio, Roma, Lazio, insomma tutte le varie società dovranno prima di tutto pensare a uno stadio di proprietà, poi eventualmente si ripotrà fare. Poi certo, se capita casualmente la giornata in cui c'è la sosta per tutta la Serie A, non giocano il Milan, non gioca l'Inter, l'anno prossimo ci sarà Milan-Inter femminile, capita proprio nel giorno di quella sosta, io mi auguro che insomma che Milan e Inter abbiano voglia di pagare il comune per affittare San Siro e farci giocare le donne, ma non ne sarei così certa. No, penso anch'io che sia stato un evento non irripetibile assolutamente, però effettivamente c'è stata una serie di coincidenze pazzesche, cioè sosta dei campionati che ha coinciso proprio con il big match della stagione, è stato incredibile. Avere 40.000 persone a una partita, non so quando ricapiterà di vederlo in Italia. C'è stato appunto il discorso di poter andare all'Allianz magari gratis, già domenica comunque siamo al Tardini, che non è un brutto stadio, è vero che non c'è la squadra di casa, però mi aspetto un bel pubblico, probabilmente non tantissimo, anche perché appunto c'è la Serie A, il Parma gioca in trasferta, però comunque sarà una bella esperienza lo stesso. Il Tardini mi sembra 20.000 posti, quindi non dico 22, riempirli, sì. Quindi non sì. Dico riempirli, però. Speriamo, ad oggi le prevendite non erano eccezionali, i primi soli, però tanto chi non va allo stadio la vuoi vedere su Sky, quindi non è un problema per noi. Beh, sicuro. Altre domande, ragazzi? Vado avanti io allora. Vai. Ok. Allora, io volevo fare un piccolo giochino adesso. Volevo fare una specie di Oscar della Serie A. Vi chiedo, migliore allenatrice o allenatore, visto che ad esempio la Fiorentina l'allenatore è un maschio, mentre invece Juventus e Milan avevano due donne. La miglior sorpresa di questo campionato, parlando di giocatrice, miglior sorpresa a livello di squadra e la migliore giocatrice in generale. Allora, vai tu, Gaia, però me le ruberai tutte, quindi vabbè, dai. No, dai, non dire quello che diresti tu, siccome ti conosco troppo bene, so già. Quindi ti lascio Rita Guarino, io dico Carolina Moracci è la migliore allenatrice della Serie A. Anche se a parte di merito con Betty Bavagnoli, che insomma ha fatto crescere la Roma con tante giovani e lo ha fatto benissimo. Quindi da un lato Betty è stata straordinaria con una squadra molto giovane, Carolina è stata straordinaria con la rosa corta che aveva, quindi le metterei sul podio entrambe. Quindi poi a te Martina lascio parlare di Rita eventualmente. Per quanto riguarda, poi cos'erano le domande? Di Oscar Goes To, già mi mancano le altre. Dunque, il miglior calciatrice, la sorpresa dico Salvatore Rinaldi, perché mi è piaciuta moltissimo, ha segnato tanti gol, è stata una giocatrice che ha fermato le grandi, quindi non ha avuto paura di, ma anche alla pari merito con Claudia Ferrato del Sassuolo, anche lei mi è piaciuta molto, soprattutto perché era l'esordio in Serie A, quindi insomma due attaccanti che fanno ben sperare, e parlo di squadre un po' meno, perché poi se inizio a parlare, non so, di Bonfantini, Serturini, ecco, la Roma secondo me ha tirato fuori dei talenti che un giorno saranno il perno della nostra nazionale. Quindi direi loro due, e forse la sorpresa è stata proprio il Florenza, che comunque è una squadra solida, che ha fatto molto bene quest'anno, non ha rischiato mai, e, insomma, quindi direi loro. E la miglior calciatrice in generale, guarda, per affetto dico Cecilia Salvai, perché insomma dispiace tanto che si sia fatta male, almeno si prende il mio Oscar, anche se non vale nulla e non vale un mondiale, però glielo do. Ma no, io in realtà anch'io vorrei fare i complimenti a Betty Bavagnoli, perché si è trovata con una squadra molto giovane, soprattutto è partita molto male, ha fatto 4 sconfitte consecutive e poi è riuscita a ritirare sul morale, soprattutto, ma Betty è molto brava soprattutto con le giovani. Nomino Rita Guarino perché poi alla fine chi vince ha sempre ragione, no? Quindi alla fine è riuscita a vincere il secondo scudetto consecutivo e quindi è normale fare i complimenti a Rita Guarino. Come sorpresa io nomino l'Atalanta, che è stata un po' la mazza grandi quest'anno, è stata una squadra, a parte il fatto che è stata simpaticissima, noi le abbiamo sempre dato l'Oscar della migliore squadra a livello mediatico di pubbliche relazioni sui social, perché fanno morire le vite, sono bravissime, fanno sempre anche riflettere volendo, perché comunque mettono dei post non solo scherzosi ma anche seri su argomenti importanti. E poi ha fermato la Juve, ha fermato il Milan, quindi è una squadra che ha sorpreso molto.
sorpresa, metto Agnese Bonfantini perché appunto è stata giovane, ha 18 anni e al primo anno di Serie A tutti ci chiedevamo se fosse un po' troppo presto, no? Un salto troppo grande per lei. Invece così non è stato, perché ha fatto un bel campionato, forse non ha segnato tantissimo, però ha dimostrato di essere una top player assoluta. Miglior giocatrice, non so, io mi prendo la responsabilità di criticare e stimolare forse spesso Barbara Bonanzea, perché secondo me a volte può dare di più. Eppure nelle partite importanti comunque spesso è stata anche decisiva e spero che continui ad esserlo anche al Mondiale, perché poi è tutto quello che ci aspettiamo. Ieri sera in un altro video avevo paragonato un po' Barbara Bonanzea a Mirko Vucinic, cioè una giocatrice che quando è in giornata ti spacca la partita e ogni tanto frena le prestazioni. Eravamo insieme Robby e te ieri. Sì, però secondo me è un po' più costante di Vucinic, però... Io parlavo solo tipologia di impatto. Sì, quello intendevo, no? Ci può stare. No, allora, poi invece adesso vi faccio una domanda che anche della Serie B volendo. Sì. No, prima volevo fare un'altra domanda sulla Serie A. Volevo chiedere la stessa domanda che abbiamo fatto praticamente a Francesco Repice. A Francesco Repice avevamo chiesto se non si sentiva parte di qualcosa di importante, cioè quando noi sentiamo una partita della Juve, della Roma, del Milan con Francesco Repice, viviamo quelle emozioni, come ad esempio Juve Atletico, quelle emozioni e quelle frasi, quelle parole ce le ricorderemo praticamente fino praticamente alla fine. Ecco, voi non sentite la stessa pressione per quanto riguarda il calcio femminile? Cioè voi state raccontando qualcosa che alla fine rimarrà. Avete raccontato l'Allianz Stadium, che secondo me è stato uno degli eventi più mediatici e importanti del calcio femminile in Italia. Cioè farete le telecronache anche della nazionale italiana al mondiale, che non è proprio una cosa che si fa tutti i giorni. Anzi, poi proprio nel calcio femminile, che sta sempre più crescendo a livello anche mediatico. Sentite un po' questa pressione, questa importanza, o invece no, vi divertite e basta? Ma no, io direi che ci divertiamo e basta, anche perché principalmente, prima di tutto, siamo anche amiche, quindi siamo amiche da tempo, quindi insomma abbiamo anche una certa confidenza, per cui davvero ci divertiamo. Certo, quello che è stato l'impatto con l'Allianz, insomma, fa tremare le gambe un po' a tutti, no? Anche penso che, insomma, quando vivi una partita così, anche i grandi, anche quelli che lo fanno da tanti anni... Un po' di emozione, un po' tanta emozione sicuramente c'è stata. Però ecco, pressione no, perché alla fine ecco, il bello forse ancora di questo mondo è che è ancora molto pulito, è ancora molto sereno, è ancora molto tranquillo, quindi certo, studi, ti prepari. Beh, Martina ha un bagaglio culturale invidiabile, non ha neanche bisogno di prepararsi, però insomma comunque si studia, ci si prepara, si cerca di non sbagliare il meno possibile e poi il resto secondo me è tutto divertimento, ecco, quindi sì, io sono fortunata, posso ritenermi fortunata a fare una cosa che principalmente mi diverte. È scesa dal taxi? Sì, sto scendendo. Devo anche salutare. Aspettate, intanto parla Martina, quindi per mezz'ora è un po' logorroica. Ora ve la lascio. Non è vero che siamo amiche, smentisco. Smentisco categoricamente questa affermazione. Mi faccio parlare ora, poi zittisco domenica, tranquilla. Grazie. Che carino. No, io mi sono divertito da morire, appunto, un po' perché col fatto che ci conosciamo e davvero siamo amiche, abbiamo una confidenza tale per cui anche a volte scherziamo un po', ma perché ci conosciamo e quindi sappiamo, cioè abbiamo questo feeling per cui è bello lavorare insieme. È un po' di pressione e possiamo dirlo, i primi... Gaia, stai ferma però, con sto telefono ci fa venire il mal di mare. Scusa. No. Mi copro. No, i primi 5 minuti dell'Allianz avevamo un po' i brividi, dobbiamo dirlo, almeno io ero emozionatissimo, perché ci siamo guardati in giro, poi c'era un rumore dello stadio a cui non eravamo abituati, anche se avevamo le cuffie. Quindi è stato un po' di pressione, c'è, più che altro per quanto mi riguarda, io a volte sento la pressione di voler far appassionare le persone. Mi piace l'idea di trasmettere la nostra emozione e la nostra passione, perché tanta gente a volte ci scrive: beh, non avevo mai visto una partita di femminile, eppure mi sono divertito, mi sono appassionato. Quindi questo sì, e spero che sarà sempre di più così,
soprattutto i mondiali che saranno uno spettacolo meraviglioso. Ecco, perché tu ad esempio consiglieresti il calcio femminile? Adesso abbiamo tipo Antonio, Matteo e Simone che non seguono il calcio femminile. Cosa gli diresti a loro? Matteo lo segue per forza perché lo massacro sì. Io. Sta iniziando a seguirlo proprio perché io gli do una pressione allucinante. Bravo. No, allora il calcio femminile innanzitutto io lo commento da tanti anni. E posso dire che è ancora un calcio pulito, è un calcio dove... Innanzitutto c'è tanta tecnica, perché non è vero che non c'è, non c'è la potenza del maschile, e l'errore che assolutamente non si ma deve si può fare in onda. Vai, tranquillo. Non fatelo a casa, mi raccomando. Vi dedico altri 3 minuti della sera. Io l'elettronica, dai, sto tranquillo. Ma lei è all'aperto, dove sei? Sul terrazzo, madonna. No, in strada, perché poi non prende il telefono. Ok. Posso parlare ancora o no? Vai, o ti disturbo? No, non ne potevo più, cioè, ti hanno fatto la domanda peggiore. Adesso litigano. Se consiglieresti il femminile, mamma mia, chiederlo a Martina Angelini vuol dire veramente... No, perché vado avanti di ore, no, riassumo. No, non si deve vedere... Basta, spegnetela! Vai, parla tu! No, vabbè, non mi ricordo la domanda, perché possiamo essere il calcio femminile? Beh, intanto perché ci sono noi che facciamo ridere, tu soprattutto. E poi perché dai, insomma, è bello. Poi ci sono anche delle bellissime ragazze, come mi hanno detto tutti i miei colleghi di Sky, hanno detto, ah, questa Ekrot è bella, vedi? Quindi bisogna tirare bisogna stare un po' al passo con l'italiano medio, e quindi facciamolo anche noi. Non sono solo brave, ma anche belle. Ora fumo a parte per parlare. E poi pulito, non simulano! Non si mena, cioè no, si menano ogni tanto, però non c'è simulazione. E poi una cosa che a me piace molto, io seguo anche il maschile come Gaia, tutti, una cosa che odio è quando dopo il fischio arbitrale si protesta 5 minuti e arriva il difensore centrale che non ha visto l'azione a protestare. E invece nel femminile si protesta 30 secondi, cioè è bello questo, si chiede all'arbitro, è sicuro? Sì, sono sicuro, e non si va avanti. E questo rende anche il gioco un po'... Sai cos'è, Martina? Un po' più veloce, un po' più volevo veloce. Dire una cosa su questa cosa che hai detto. Ho detto due cose importanti. La prima, le ragazze polemizzano poco, meno rispetto comunque i colleghi maschi. Seconda cosa che mi ha molto incuriosito e che non sapevo, che ho saputo grazie a Roberto sostanzialmente, è il fatto che non simulano, cioè insomma le botte le prendono, le pacche forti si rialzano, stretta di mano e via così. E questa cosa mi piace perché nel calcio maschile una cosa che io odio è proprio questo, i calciatori di 80-90 kg che si buttano come se fossero delle libellule. e quindi sarebbe qualche volta anche i maschietti prendere un po' spunto da quelle che dovrebbe essere insomma il calcio minore, che spesso molti erroneamente ne parlano così del calcio femminile, quando in realtà quello femminile ha dei tratti di calcio che ho perso nel tempo. Posso disegnare tutti in un secondo? No. Posso dirlo? Posso? No! Sì. Tanto la contaminazione sarà al contrario, quindi... Sì, purtroppo credo. Ah, sì, quindi è questo il tempo. Che dura, dai, godiamocela. Dici che la contaminazione vada al contrario, spero la contaminazione vada nel verso giusto. Poi. Anch'io, però è bello vedere un pubblico che è molto tranquillo, che non va contro le avversarie, ma tifa solo a favore della propria squadra, quindi insomma questo è ancora bello. È stato all'Allianz, sono state 40.000 persone, erano 40.000 famiglie con mogli, figli, c'è la possibilità di portare tutte le... ed è stato un tifo meraviglioso. Tuttora è ancora così, mi auguro che rimanga così, temo che col business, i soldi, quant'altro. È questo, se cos'è Gaia, io seguo molto il calcio a 5 perché la squadra del mio paese è in A2, che sarebbe la Serie B praticamente, quindi è un livello abbastanza elevato rispetto a quello che è il calcio a 5, comunque come evoluzione è molto vicino al calcio femminile perché praticamente è un calcio meno seguito e sicuramente gira meno soldi. E vedo questa cosa qua che hai detto te, per ora vedo anche nel calcio a 5 comunque molto più, insomma i tifosi sono mischiati nella stessa tribuna senza divisioni di curve e di quant'altro. Però il discorso è proprio questo, quando i soldi iniziano a girare nel modo giusto, tra virgolette, poi bisogna vedere se l'impatto sarà positivo dal punto di vista. Esatto, esatto. Quindi da una parte si spera che aumentino i soldi, dall'altra no, perché magari poi si contamina. Sì, diciamo comunque allora, che le ragazze danno una mano in questo caso qua. Dovrebbe cadere la linea. Ah, vabbè. Caso mi ricolleghi. Speriamo! Arrivo ricollegandomi.
Forse... Speriamo. No! Sì, si può dire, si può dire. Bloccano il canale a mica me, quindi... Vai, Ruby, continua. No, dicevo che questo clima così positivo l'aiutano anche le ragazze. Io mi ricordo all'andata a Firenze, quando presero di mira Girelli, molte giocatrici della Fiorentina hanno preso le distanze in maniera netta, netta, secca, proprio contro i propri tifosi, proprio per difendere un'avversaria. Nel maschile non succederà mai una cosa del genere. Rimanendo anche in Juve Fiorentina, anche quando Saragama ha buttato via la palla con Ilaria Mauro a terra, tra l'altro. Sì. Nel calcio maschile. All'Allianz c'erano 40.000 spettatori che hanno applaudito le ragazze della Fiorentina. Cioè, è stata una cosa... incredibile, cosa che nel maschile non succederebbe mai, perché c'è più, allora io cito sempre, adesso per fortuna Gaia è caduta perché altrimenti mi dice che dico sempre le stesse cose e che sono noiosa, però il pallone d'oro Carly Lloyd, una volta l'hanno intervistata e le hanno chiesto ma perché voi non simulate, no? E lei ha detto perché per me è una questione di orgoglio, perché se io vengo toccata da una mia avversaria io non voglio che lei mi butti a terra, perché il pallone devo prenderlo io. Devo dimostrare che io sono più forte di lei, non voglio darle la soddisfazione di buttarmi a terra, perché io devo andare a far gol. E questa è una mentalità, secondo me, un po' femminile, cioè il fatto che fra donne non vuole mai la soddisfazione di dimostrare che c'è quella rivalità femminile che prende il sopravvento. Ma può dire che il calcio femminile abbia eliminato degli stereotipi, quindi sbagliati, perché stereotipi per sé è un termine insomma molto bello, e che c'è nell'italiano medio, nel maschio medio, cioè del fatto tipo il calcio femminile, se uno non guarda mai il calcio femminile può dire il calcio femminile è fatto da femminucce, nel senso che comunque cadono a terra, si fanno male e fanno peggio di quanti in realtà fanno i maschi. Si può dire che il calcio femminile aiuti anche dal senso a eliminare stereotipi negativi e sbagliati? Assolutamente sì, anche perché le calciatrici non è che non si menano, cioè si menano parecchio. Io invito tutti a vedere il mondiale, perché il mondiale si legnano di santa ragione. Allora lo guarderò queste cose. Lo guarderete allora, solo per questo, per vedere le donne che si menano, però no. Però sì. La fisicità del calcio. Però lo fanno in modo sportivo e sono grintose. Ci sono un sacco di video, cercateli su internet, di calciatrici magari anche sanguinanti che si tolgono il sangue dal naso e rientrano in campo, perché comunque sia... Poi si sa che le donne sono più resistenti. Insomma, voglio dire, non voglio entrare nel luogo comune che noi, le donne partoriscono, però insomma, sono più resistenti al dolore. Sì, se poi i maschi sono femminucce in quel senso. Beh, io ho una soglia del dolore molto, molto elevata. Infatti, riesco a stare in piedi nonostante 37 di febbre a volte. Io al 37.1 sono già praticamente sotto la soglia di... Vabbè, io sono tornata per salutarvi, perché adesso sono a pezzi, voglio andare a dormire, domani sono tutta una giornata impegnativa. Va bene. Però va grazie, bene. A presto. No, grazie a te, sono grazie. Gentilissima. Può sbrodolarsi in tutta la sua... Che carina, ci vediamo domenica. Mi raccomando, non ti sciupare sul divano, Marti. Te vai in ferie, che ti non può andare, ciao, sta qua. Ciao. Adesso possiamo tartassare Martina. Adesso pace. Praticamente vado a prendere la lampada, diventa un interrogatorio a tutti gli effetti. Comunque siete molto affiatate, si vede, siete amiche oltre che sì. Ci vogliamo molto bene, è stato veramente divertente. Diciamo che con questo legame diventa anche più divertente tutto, dai. Cioè. E meno pesante. Poi, fate già una cosa che vi piace, perché comunque parlate del vostro sport, che vi piace. In più c'è questo legame, quindi... Sì, assolutamente. Mi poteva capitare compagna migliore, anche perché appunto ci conoscevamo già. E io ho lavorato tanti anni per Eurosport e avevo avuto dei partner fantastici. Su tutti Federico Zanon, che è secondo me uno dei più grandi intenditori di calcio femminile d'Italia, e poi è arrivato Sky e mi ha detto vuoi farle con Gaia, ho detto beh, certo, molto, molto volentieri, anche perché anche lei è una telecronista bravissima, quindi... molto contento. Tra l'altro su Sky ci sono persone che non conosciamo, che sono comunque molto competenti di calcio femminile? Non ho capito. Su Sky ci sono persone che comunque non conosciamo, perché magari non sono famose, non appaiono,
sono però molto allora, competenti. Sky non lo so, nel senso che per esempio Alessia Tarquini aveva giocato quando era piccola, non è che era molto esperta di calcio femminile, però comunque sia ogni tanto lei aveva iniziato tantissimi anni fa seguendo una squadra di Sesto San Giovanni, il Geas, quindi già un po' di esperienza l'aveva. Gaia ovviamente avendo anche giocato, io ho una formazione solo giornalistica, Gaia invece è anche una ex calciatrice e quindi conosceva questo. Ogni tanto viene qualcuno che diceva qualche partita l'avevo vista, però grandi esperti forse non lo so, però Gaia vive molto più la redazione, quindi li conosce più di me, io sono quella solo che va in campo. Speriamo di avere di far nascere molti esperti. Però non sul calciomercato, perché già non ce ne supportiamo più a livello maschile. Se cominciamo il calciomercato femminile con gli speciali, sicuramente. Immaginatevi i titoloni per la Bonfantini tra Roma e Inter. Ma qui sarebbe finito. Non rientra dal prestito, in curta. Oppure gli allenatori, mamma mia. Cioè, guardate che casino, sta venendo fuori con Allegri, immaginatevi. Resto va via. Credo che resti comunque, Rita. Sì, credo anch'io. Bene, allora, visto che Mondo mi ha chiesto di parlare anche della Serie B, ovviamente la Serie B... Roby, scusa se ti interrompo, leggo una domanda che ha fatto Camilla nella chat, così certo. Poi andiamo avanti. E la rivolgo quindi chiaramente solo a Martina. Scusate, ho perso i primi 10 minuti, e la domanda è se puoi darci anticipazioni sullo spazio che avrà il calcio femminile su Sky il prossimo anno, quindi come cosa prevede, insomma, se si può dire... La programmazione. Ma allora, diciamo che la programmazione adesso è molto rivolta al mondiale, okay. Perché comunque è la cosa principale, quindi Chiaro. Stiamo cercando di capire noi cosa faremo, perché 52 partite vuol dire coinvolgere anche magari altri telecronisti, altri talent, altri, quindi dobbiamo cercare di capire questo. Noi ovviamente non decidiamo, perché Sky ha un direttore che è Federico Ferri, ha Alessia che è comunque la coordinatrice un po' del progetto, quindi per adesso secondo me stiamo pensando principalmente al mondiale. Sky ha un altro anno di esclusiva di calcio femminile, non escludo che faremo qualcosa in più, non ho certezze sinceramente, però mi auguro magari di fare qualche partita di più di Champions, perché con la Juventus alla fine sì. Champions. Quello sì, però adesso sinceramente pensiamo al mondiale, poi dal 7 luglio anche l'offerta potrebbe essere migliorabile, anche dovuta alla spinta che ha avuto mediatica recente, quindi magari più partite, più interessi intorno al mondo e più introiti. Sì, anche perché con l'arrivo in Serie A dell'Inter, per esempio, è più probabile che nel questo weekend ci siano due big match, no? Sì, e quindi magari sì, tra l'altro Speriamo. È stata sottovalutata la cosa che sabato è stata per la prima volta nella storia del calcio femminile fatto diretta gol. È stata sottovalutata esatto. Questa cosa, però da io e Mondo abbiamo dato molto risalto alla cosa. Io mi sono emozionata, lo dico, e ho ringraziato il direttore personalmente, perché ragazzi, io, cioè, voi siete giovani, io vi vedo, non vi conosco, vi vedo dalle facce. Io da 20 anni che sono il femminile. Cioè, io 20 anni fa andavo in campetti che voi non avete idea, cioè a vedere la Serie A con 12 parenti e basta, con il campo di Zolle, e per me vedere diretta gol è stata, cioè, un'emozione grandissima, viverla poi in prima persona ancora di più dalle strade stelle proprio, cioè, proprio... Sì. Ho pensato ce l'abbiamo fatta, ma ce l'abbiamo fatta tu. Beh, io da tifoso ogni volta che prendeva la linea a Firenze mi veniva un mezzo infarto, però essendo tifoso juventino ero lì che la Juve faceva un po' fatica a segnare il primo gol, ero un po'... La Fiorentina per 10 minuti appunto, è stata per quello, quando ogni volta che sentivo Firenze dico no, cosa è successo? Bello. C'è un'altra domanda di Camilla. Come vedi tu, Martina, l'eventuale passaggio al professionismo? Allora, il passaggio al professionismo secondo me è necessario, ma qualcuno non ha ben chiaro, no? Dicono perché le donne vogliono essere professioniste e vogliono guadagnare quanto gli uomini. Non è assolutamente questo il discorso. Il professionismo consente solo alle donne, è vero, di guadagnare di più, perché altrimenti una calciatrice quando smette di giocare deve trovarsi un lavoro o deve lavorare mentre gioca, perché altrimenti non può permettersi una vita dignitosa. Adesso non è più così, perché comunque le squadre dei top club guadagnano
le ragazze delle top, però guadagnano abbastanza bene, però non abbastanza da vivere di rendita. Il professionismo significa pensione, significa contributi, significa magari indennizzo di maternità, perché le donne hanno anche questa eventualità. Sì. Quindi credo che sarà necessario. E poi è importante il professionismo anche per le società, perché ad oggi anche la Juventus sul femminile, la Juventus, il Milan, insomma, non hanno ritorno, perché non possono permettersi di comprare le calciatrici, di venderle o di andare a prendere top player straniere, perché ovviamente non è proprio una necessità, proprio, cioè, dovrebbe essere l'ABC e purtroppo si arriva solo adesso in questa situazione. Sì, qua. Poi l'esempio arriveremo. L'esempio è di Aluko, che alla fine era una, lo consideriamo uno scarto del calcio inglese, eppure qui in Italia. Sì, Aluko è chiaro che è un po' a fine carriera, ha fatto una scelta anche di cuore, di vivere in una realtà professionistica importante. Però è fondamentale permettersi di dare degli stipendi da top player anche a calciatrici straniere importanti che iniziano a voler venire in Italia, perché sono sempre di più quelle che sono attratte, no, da queste squadre. Spinta, però sì, anche per il blasone che hanno certe squadre, insomma la Juventus, l'Inter il prossimo anno, il Milan, insomma, poco alla volta. Poi a Robby, visto che piace anche calciatrici come Pedersen. Mamma mia, io ecco, sul punto di svolta che vi ho domandato prima, il mio secondo me è stato l'acquisto di Pedersen. Pedersen, secondo me, è stata fondamentale. La chiamo Sandokan, ma sì, è Sandokan. Per la fascetta. Sì, sì. Sì, lei ha avuto un infortunio brutto qualche anno fa, trauma cranica, ha rischiato di smettere di giocare a calcio. Tipo check, il portiere. E il caschetto, col caschetto ha segnato il gol più importante del campionato. È stata fortunata, sì, la fascia alla fine tutto torna al merito della fascia. Vedi? Che tra l'altro allora io mi sarei accontentato del pareggio, perché comunque la Juve rimaneva davanti, solo che poi col senno del poi la vittoria è stata fondamentale, visto che poi la Juve ha perso a Reggio Emilia, quindi esatto. Pensa se avessero pareggiato, cioè sarebbe stato un finale pazzesco, veramente. Mamma mia, io dicevo che ho sofferto la sconfitta col Sassuolo più dell'uscita che della Juve maschile con l'Ajax, l'ho sofferta tantissimo. Ora non esagerare. Giuro, io sono veramente impulsivo, emotivo. Infatti Roberto ha già un doppio bypass perché non riesce a reggere. Sì, sì. stava già pensando all'hashtag, Roberto, guarino out, secondo me. No, quello no. Gli hashtag li lascio a qualcun altro. No. Ascolta, la Champions ci sono possibilità quindi di vederla su Sky? Ma allora, col fatto che Sky ha la maschile, secondo me è possibile. Sì, le partite della Juventus e della Fiorentina, secondo me è possibile. Poi bisogna anche vedere gli accoppiamenti, magari non è molto appetibile un primo turno. Cioè, allora, non voglio far venire un altro infarto agli Juventini. È chiaro che se prendi al primo turno il Lione è più bella la partita, ma è chiaro che è peggio per la Juve. Se prendi la squadretta turca, magari finisce 6-0, non è molto bella, però gli Juventini si divertono di più. Però sì, secondo me è possibile, dai. Dipende anche dai giorni, perché è normale che se capita la Juventus il mercoledì quando c'è anche la Champions maschile diventa un po' più complicato, ovviamente, però chissà, speriamo. Io vedendo anche la Youth League mi rendevo conto che anche la Youth League, quando giocavano lo stesso giorno della prima squadra, lo share non era mai, vedendo i dati poi, non era mai molto alto, ha fatto più ascolti quando ho giocato con la Youth League, la Juve, con la Dinamo Kiev, che era nello spareggio in un momento morto della prima squadra, piuttosto che quando giocava nei gironi. Certo. Anche se la Champions femminile possiamo dire che è un po' penalizzante come formato, forse se si fossero fatti i gironi anche lì, forse sarebbe stato... Sì. Ci arriveremo, arriveremo anche lì, credo. Adesso subito scontri diretti, poi non c'è un meccanismo di teste di serie che poi all'inizio, insomma, è un po' strana, però sì, sta funzionando. Che poi al di là di tutto, loro fanno il contrario, fanno i turni preliminari ai gironi. Esatto. Per le squadre che non si qualificano, fanno i turni preliminari a gironi e poi dai 32esimi praticamente. Anche la maschile prima, però era così, aveva questo fascino, subito sì, eliminazione diretta fin dall'inizio.
però con i gironi è che per fare i gironi devi alzare un po' il livello degli altri paesi, perché se metti le prime due, non so di dove, poi magari vengono fuori delle brutte partite. Però arriverà anche lì, anche nel femminile, ad avere i gironi, secondo me. Sì, sì. Bene, allora, abbiamo parlato prima della Serie B. Chiaramente Serie B vuol dire Inter, che praticamente le ha vinte tutte tranne domenica, che l'ha pareggiata la prima, no? Vincendole tutte. E in teoria, insomma, si giocano l'accesso in Serie A Empoli e Ravenna. Anche l'Empoli favorita, semplicemente per il fatto che è in questo momento davanti. Ecco, domanda che ti faccio. Come ti è sembrato questo campionato di Serie B? Come ti sta sembrando, visto che non è ancora finito? E secondo te l'Inter dove la si potrebbe piazzare in questa Serie A? Cioè questa rosa dell'anno prossimo o quest'anno, dici? Beh, cioè, diciamo quest'anno come paragone, in realtà è per l'anno prossimo, però chiaro che poi si rinforzano tutte, è normale, no? Intendevo con rose qua. Sì. Io credo che l'Inter ovviamente non arriverà in Serie A per fare la comparsa, ma arriverà da Inter, no? Perché quando è arrivato l'obbligo per le società professionistiche di avere il femminile, alcune società hanno detto: ok, già che dobbiamo farlo, facciamolo bene, perché noi non vogliamo che nessuna squadra che ha addosso la nostra maglia faccia brutta figura. L'Inter ha i mezzi, ha l'interesse giusto, ha una responsabile che è un'amica, che è Ilaria Pasqui, che io stimo molto, perché è veramente molto molto in gamba, e so che faranno una gran bella squadra. La rosa di quest'anno, comunque l'Inter ha puntato su una rosa molto giovane, con qualche vecchia volpe come Roberta Dadda o altre giocatrici un po' più esperte, però delle giovani molto interessanti, Marinelli, Regazzoli, insomma queste ragazze qua. L'anno prossimo secondo me è una squadra che punterà almeno come primo anno alle prime quattro posizioni, ma non solo, credo che si rinforzerà molto, non sappiamo Bonfantini cosa farà. Quest'anno ha fatto il campionato che ci aspettavamo, l'abbiamo detto spesso, ha deciso di fare una politica diversa rispetto alle altre società che hanno comprato i titoli sportivi, sono partite dal basso, anche se poi è tutto legittimo, perché io quando sento dire la Juve ha comprato il titolo, la Juve ha fatto bene, i regolamenti glielo consentono, perché no, meno male sinceramente l'ha fatto. Adesso aspettiamo la seconda, perché comunque Ravenna va a giocare con l'Inter, che non credo regalerà nessuna partita, e può darsi che l'Empoli torni in Serie A. È una squadra molto, molto organizzata, un bel settore giovanile, li conosco abbastanza bene, insomma, quindi... Tra l'altro l'anno scorso è stata la prima squadra a aver segnato la Juventus, l'Empoli. Esatto, sono una squadra, anche lì puntano molto sulle giovani, hanno tante toscane, ma riescono a fare anche, tante toscane lo dico con orgoglio, come sentite dall'accento, abbastanza evidente. Sì, sono una bella realtà, e soprattutto il maschile, l'Empoli maschile è una società che dà una grossa mano al femminile, quindi questo può essere molto, molto utile ovviamente. A proposito di giovani, nel femminile c'è più coraggio, diciamo, rispetto al maschile? A lanciare le giovani, sì. Dici? Ma allora, diciamo che i numeri non sono quelli del maschile, quindi a volte hai anche necessità, no? Però sì, c'è più coraggio, perché comunque si vuol provare, non essendoci tanti soldi per comprare le top player dappertutto, trovare giocatrici fortissime sempre, provi a puntare anche sulle giovani, che magari è cresciuto in casa. Quest'anno è esplosa una giocatrice che secondo me avrà un grande futuro, che è Sofia Colombo, da centrocampista dell'Atalanta, under 19, che vogliono un po' tutti, la stanno cercando un po' tutti in Serie A. Non sappiamo se vorrà fare un altro anno all'Atalanta oppure se vorrà già scegliere un top club, però sì, se ne vedono tante, anche squadre importanti, perché già anche la Juventus ha fatto giocare Caruso, ha fatto giocare insomma, Cantore, Cleone, giovane. Cleone ha risolto la Coppa Italia, tra l'altro. Esatto, quindi sì. Panzeri, insomma. Ce ne sono molte. È chiaro, ragazzi, se vuoi andare a provare a fare il salto di qualità in Champions, con le giovani rischi un po' troppo. Però per farlo in campionato ancora ci possono stare. Poi cresceranno. Sì. Poi sta a loro crescere bene con i valori delle più grandi, diciamo. Assolutamente sì.
hanno un bel, insomma, allenarsi con le top player fa sempre crescere molto. Sì. Un'altra domanda di Camilla, Matteo. Vado? Ha detto l'ultima e poi scappo. No, rimani. Ok, sempre in ottica professionismo. Come vedi la coesistenza tra grandi club e in realtà ancora interamente amatoriali in ottica futura? Quindi questo divario potrebbe essere un problema o no? Sì, potrebbe essere un problema perché comunque sia finché ci sono società non professionisti che magari non hanno alle spalle il maschile e i top club diventa un po' complicato. E allora la soluzione potrebbe essere magari come ha fatto l'Inghilterra, no? Che ha fatto una Superlega a 8 squadre con solo top club professionistici e le altre che fanno un campionato, che è comunque una Serie A, non è la Superlega, ma è una Serie A, chiamiamola 2, chiamiamola... dove le squadre stanno e lavorano finché non riescono ad arrivare a raggiungere certi traguardi. L'esempio, secondo me, quest'anno è stato la Florenzia, che ha nominato Gaia, che è una società molto solida, molto seria, con un presidente che vuole investire, però arrivi a un certo punto in cui capisci che comunque più di tanto non puoi fare, perché non puoi comunque raggiungere il livello di Juventus, Milan, Fiorentina e Inter, e quindi si deve fare un po' una scelta. Infatti poi Camilla sempre dice, credi che queste ultime, cioè quelle più piccole, amatoriali, diciamo così, andranno lentamente a scomparire oppure no? Non lo so, io spero sempre che ci sia una squadra maschile alle spalle che poi decida di investire. Sì. Abbiamo ancora il Tavagnacco che resiste e l'Udinese ancora. Quindi forse la via è che alla fine, prima o poi andranno le squadre maschili dietro a inglobare anche la parte femminile e quindi poi alla fine potrebbe esserci una situazione in cui praticamente il calcio femminile è la coppia femminile di quello maschile anche come tipo di squadra, ecco. Speriamo. Cioè, l'ideale sarebbe fare quello che fa l'Atalanta col Mozzanica, cioè tenere comunque il nome storico e però incentivare da dietro tutto il discorso. Infatti il problema del Florenzia è che c'è la Fiorentina, quindi lì diventa un po' complicato. Sì. Altra domanda, questa volta di Valeria. Sì. Secondo te La Russa ci può strappare un pass per il Mondiale? È una bella domanda, io me lo auguro tanto perché se lo merita, perché è una ragazza parte forte, una ragazza che calcisticamente parlando ha sofferto molto perché ha avuto due infortuni brutti in pochi anni. Bisogna vedere cosa ne penserà Milena Bertolini, perché al mondiale ci vuole un ritmo partita alto e lei purtroppo è stata ferma tutto l'anno. Se saprà in questo mese, visto che la ragazza sta andando in ritiro quasi un mese, convincere Milena Bertolini di essere in grado, secondo me la porterà. Poi se giocherà tanto non lo so, però spero veramente di sì per lei. Secondo me se è in condizione la porta, anche perché può essere importante per lo spogliatoio, perché conosce bene l'ambiente. Puro. Ma anche a partita in corso magari, è una che magari l'ha dentro di 20 minuti. Cioè non è che l'esperienza anche, quindi... Assolutamente sì. Ascolta, invece, avevo fatto una domanda a Raffaella Giuliano. La conosci? Ah, scusami. Raffaella Giuliano. No. Calciatrice che è andata in America. Giocava, dove giocava Robby? Madonna, che vuoto. Che vuoto che... Vabbè, dimmi. Vabbè, okay. Comunque è napoletana. Sì? Giocava nella Res Roma, ecco. Sì? Ho capito. Non la conosco, ma ho capito. Lei è napoletana. Le avevamo fatto la domanda sul fatto che al sud, tra Serie A e Serie B, c'è solo il Bari delle squadre del sud. Tu conosci questa realtà? Cioè, sai spiegare il perché? Ma allora, in realtà è una cosa abbastanza recente, perché quando io ho cominciato c'erano due squadre siciliane in Serie A, perché c'era Palermo e c'era Catania. Quindi, non lo so, secondo me è un po' cicli, è una cosa un po'... Forse il Palermo dovrebbe investire un po' di più sul femminile. C'è stato il Trani, storico, che ha vinto gli scudetti con Carolina Morace. Non credo sia un fatto culturale appunto per questo, perché 20 anni fa c'era il Trani che riempiva gli stadi, appunto. Poi la Ludus Palermo, e quindi era... Nassari anche. Tanti anni di Serie A, sì. Quindi non lo so se è semplicemente un fatto appunto di generazione, un fatto ciclico, oppure se le società del sud hanno smesso di investire sul femminile. Purtroppo la Serie A ha perso il Bari,
Però effettivamente è così, a sud di Roma l'anno prossimo non avremo più squadra di Serie A. Sì. Vai Simo, vuoi fare la tua domanda? Allora, intanto Martina, vorremmo complimentarmi con te, perché nonostante non segui il calcio femminile, credo che ne sei appassionata e mi stai facendo vedere un po' la voglia di seguirlo. Ovviamente. Beh, aspetta, poi. Aspetta ancora un po', è finita la stagione, non so. Vabbè, c'è tempo, la prossima anno. Dai mondiali, dai. Mondiale. Allora, la mia domanda è intanto come ti sei appassionato al calcio femminile, ovvero iniziato prima dal calcio maschile, presumo, e poi piano piano hai seguito il calcio femminile. Allora, io mi sono appassionata perché quando ero piccola volevo giocare. Io vivo, sono nata e cresciuta in una città comunque piccola che è Livorno, come si sente dall'accento e come si vede dalla sciarpa di Livorno alle mie spalle. Tra l'altro è sempre lì, non l'ho messa per voi. Quindi mi sono appassionata, io avrei tanto voluto giocare, però quando ero piccola io non c'erano squadre, perché c'era una squadra che faceva la Serie C, ma con ragazze molto più grandi di me, io ero piccolina e quindi non potevo giocare. E poi ho cominciato a fare la giornalista, appassionatissimo ovviamente al calcio maschile, non ho mai tifato squadre di Serie A, perché ho sempre tifato, pensate come sono sfortunata, no sfortunata, fortunatissima perché sono innamorata della maglia Amaranto, però... grandissime soddisfazioni non ne ho avute. Amavo i calciatori, io sono una che è cresciuta amando Baggio, amando i fantasisti, amando questi giocatori qua. E poi quando ho cominciato a fare la giornalista, perché il mio sogno quando ero piccola è voglio fare la giornalista sportiva per entrare gratis allo stadio, dicevo sempre questo a 12 anni, e ho conosciuto un giornalista abbastanza famoso, che è Giancarlo Padovan, che era appassionato anche lui di calcio femminile, bravissimo, e mi disse, guarda, tu fai giornalista, sei brava, se segui il calcio femminile sarai una delle poche, se non delle sole, ripeto, parlo di 20 anni fa, puoi ritagliarti il tuo spazio, perché se vuoi fare il femminile, solo il maschile, non avrai molto, forse molto futuro, comunque sarà più difficile. E da lì ho cominciato a seguirlo, perché mi andava di fare un po' la sindacalista, quella che lottava per i diritti delle calciatrici, e siamo qua, c'è stata una lunga lotta, ma ce l'abbiamo quasi fatta. Insomma. Per questo che all'Allianz mi sono emozionata molto, perché è stato veramente il coronamento di tanti sacrifici da parte mia, ma da parte di tanta gente. Beh sì, chi realizza, diciamo, sono le persone che ci sono da più tempo. Sì, e poi l'Allianz secondo me è stata proprio la ciliegina sulla torta, è stato proprio un po' tutto l'insieme. Sky, che comunque è una vetrina importante, l'Allianz, il Viareggio, che io non lo sottovaluto mai, perché io vedere il torneo di Viareggio femminile, io l'ho seguito tutto, è stata un'emozione anche quella. L'ha seguito tutto perché l'ha vinto la Juve. Sì, beh, certo. quello sicuro. Quello sicuro, infatti vabbè, la soddisfazione anche quello, vabbè, da juventino vedere la Juve che vince la prima edizione di un torneo così importante, insomma, è stata una goduria anche quella. No, vabbè, ma ragazzi, all'Allianz io appunto sempre per motivi lavorativi conosco Rita Guarino da veramente 20 anni, e appena uscita a guardare il campo, quindi lo stadio era vuoto, mi è venuta incontro e posso dirlo perché non è un segreto, mi ha abbracciato dicendomi da quanti anni aspettavamo una giornata così, aspettavamo tutti, cioè calciatrici, allenatrici, perché è stato il coronamento del lavoro di tanta gente, e quel giorno io ho incontrato credo 30 ex calciatrici e tutte mi hanno detto vorrei avere 20 anni di me. Certo. Noi non abbiamo potuto vivere niente. Se non sbaglio c'è anche Melania Gabbiadini, giusto? Non ho capito, scusami. Come? No, non ho sentito la domanda. C'era anche Melania Gabbiadini? Sì, ho visto le foto, non l'ho vista perché era secondo me in mezzo ai tifosi, ho visto un po' di foto sui social, sì. Anche lei è peccato perché anche lei avrebbe meritato, sì. Ovviamente. E tra l'altro l'ha mancata di poco, diciamo, queste opportunità, perché Melania se l'è tirata pochissimi anni fa, quindi... Sì. È vero, sta allenando, se non sbaglio. Allora, ha giocato a calcio a 5 fino all'anno scorso sicuramente, forse sta allenando, non sono sicura perché ci siamo un po' persi ovviamente. Sì, tra l'altro... Però potrebbe farlo, spero.
Tra l'altro Melania ha vinto il campionato prima che lo vincesse, diciamo, il filotto delle tre squadre professionistiche, quindi prima di Fiorentina e la Juve l'aveva vinto col Verona, con la GSM Verona. E lei ha smesso anche presto, diciamo, perché come stava fisicamente lei poteva continuare ancora. Aveva avuto gli ultimi anni un po' di acciacchi, però è un'altra di quelle che doveva nascere 10 anni dopo, sicuramente. Sì. Ascolta, giocatrice del passato che più hai apprezzato? Ma allora, è chiaro che quando io ero piccola c'era Carolina Murace, che era la numero uno, e non c'erano ancora i social, non c'erano, era difficile, c'era a malapena internet, e quindi era difficile anche vederla. Io andavo a volte, prendevo il treno, andavo a vederla giocare. E poi ho avuto la fortuna anche di lavorare con Patrizia Panico, che è stata una grandissima professionista ancora prima dell'arrivo anche solo di questa bozza di professionismo, perché vedere lavorare Patrizia ogni giorno era uno spettacolo, perché era anche a 30 anni, 35, la prima ad entrare in campo e l'ultima ad andare via. Quindi veramente è stata una giocatrice incredibile. Ma anche Rita Guarino, ci sono tutte quelle giocatrici che purtroppo non hanno avuto i riflettori da giocatrici che avrebbero meritato. Sì. Vai, Robby. Sì, e allora, entriamo in argomento mondiale. Sì. Ti chiedo, che aspettative riponi nella nazionale italiana e secondo te invece qual è la favorita per il mondiale? Bella domanda. Allora, dura, No, l'Italia, ragazzi, cioè, noi andiamo lì con l'obiettivo di far bella figura, che vuol dire tante cose. Per me fare bella figura vuol dire arrivare all'ultima partita, qualunque essa sia, dicendo non potevamo fare di più. Che vuol dire, se perdiamo contro una squadra più forte di noi, era più forte di noi. Uscire con dei rimpianti, secondo me, sarebbe un peccato. Abbiamo un girone che comunque non è facile, perché l'Australia è molto forte. Il Brasile è in crisi, perché il Brasile ha perso le ultime 7 partite consecutive a livello di amichevole, di cui l'ultima con la Scozia è un po' sorpresa, però è sempre il Brasile e ha dei talenti incredibili. La Giamaica, insomma, se ci facciamo spaventare dalla Giamaica, con tutto il rispetto, insomma, è un po' preoccupante. Quindi minimo è passare il turno, poi vediamo che ci capita, perché se agli ottavi ci capita la Francia o la Germania, diventa un po' complicato. Le favorite è difficile, perché ce ne sono tante, perché è ovvio che gli Stati Uniti sono campionesse del mondo in carica, e quindi io le metto come favorite per questo motivo. La Francia è padrona di casa e credo che farà bene. Credo che potrebbe essere l'anno di una squadra europea se non dovesse vincere gli Stati Uniti, perché Francia, Inghilterra, la Germania è sempre la Germania, la Spagna potrebbe essere la sorpresa, l'Olanda ha vinto l'ultimo europeo. È complicato, ma credo veramente che sarà il più bel mondiale di sempre, perché tecnicamente il livello si è alzato moltissimo, e quindi vedremo delle belle partite. E le asiatiche le escludiamo a prescindere? No, assolutamente. Io sono grandissima fan del Giappone. Io amo la nazionale giapponese. Nel 2011 ha vinto il mondiale e nessuno se l'aspettava. Sì. Poi abbiamo detto tutti, vabbè, è stato un caso. Ha fatto la finale delle Olimpiadi l'anno dopo. Vabbè, ma era sempre lo stesso gruppo, e quindi no. 2015 finale, perso in finale. E soprattutto ci tengo a ricordarlo, perché l'ho commentato pochi mesi fa, il Giappone ha vinto il Mondiale Under 20, quindi vuol dire che c'ha un grande ricambio, ed è una squadra meravigliosa, una squadra che gioca benissimo a calcio, dove non conta il fisico perché sono tutte piccoline, ma tecnicamente giocano palla a terra, fanno una sorta di titicaca, di tiki-taka, buonanotte, sto incartando la lingua, alle tiki-taka, un calcio spagnolo. E quindi sono veramente bellissime. Sì, che a me, io vedendo il Giappone Mondiale Under 20, ho visto 2 o 3 partite del Giappone, non l'ho seguito assiduamente, però mi ha impressionato la velocità di manovra che aveva il Giappone. Sì. Il Giappone aveva una velocità pazzesca. Giocano a 2 tocchi, sì. sono meravigliosi. Meravigliose, a volte diciamo, il fisico, quando ci sono in campo loro il fisico non conta. Vabbè, poi parliamoci chiaro, comunque a livello femminile, sì, fisico c'è, però voglio dire, non, cioè, fai bella figura come hai detto tu, come il Giappone, voglio dire, non è, la velocità fa tanto. Cioè, allora, se sei
Allora, se non hai il fisico, devi essere tecnico e veloce. Eh beh, certo. Perché se non hai il fisico e non sei né tecnico e veloce, prendi le mazzate da tutti, anche perché le americane sono giganti, le australiane sono enormi, le inglesi sono tutte grosse, le francesi sono sempre più grosse, e quindi alla fine devi trovare delle misure alternative. Eh beh, certo, per forza. Beh, questo unisce tutti i mondi calcistici, anche quello esatto, maschile così. E anche mondo calcistico. E anche mondo calcistico. Dunque, volete fare altre domande? Sì, io... No, visto Roberto che non abbiamo parlato della finale di Coppa Italia, Fiorentina... Ah, quella stessa, Matteo. No, vai, tranquillo. Ah, no, è Fiorentina-Juventus, nel senso qual è la squadra che secondo te vedi favorita e che cosa ti aspetti da questa partita? Allora, i juventini... facciano gli scongiuri, però quando... Aia, Roberto. No. Allora, per esperienza un po' dico che quando si festeggia uno scudetto e si gioca una finale dopo una settimana si rischia sempre tanto. Tipo la Coppa Italia di magari... per i maschi. La Juve esatto, e fece una figuraccia col Napoli. Ecco, rischi di arrivare scarica o rischi di arrivare dopo aver festeggiato tanto, anche se non vuoi... Non lo vuoi dire, no? Magari ti sei un po' rilassato dopo aver vinto lo scudetto. Il fatto però che tante ragazze abbiano il mondiale le costringe sempre a tenere alta la tensione. E quindi secondo me entrano in gioco dei fattori che non sono solo quelli tecnici. Perché magari la Fiorentina forse arriverà con un po' più di fame. Però bisogna vedere, perché se fosse una partita normale a settembre ti direi, beh, forse la Juventus in campionato ha vinto due scontri diretti su due, però ha perso la finale di Supercoppa. Certo. Quindi bisogna vedere quanto sarà stata brava Rita a tenere la tensione alta, a tenerle concentrate. Non so se ci sarà riuscita, spero di vedere una bella partita, di vedere tanti gol, che non sarebbe neanche male. Sperando diciamo, che ci siano diciamo anche che io me lo auguro vivamente questo, non tanto di vedere tanti gol, ma il fatto di Rita. No, lei questa è bravissima, poi Rita ha lavorato in psicologia, cioè se non c'è lei questa cosa è chiaro. È anche vero però che la Supercoppa la Juve ha preso due traverse prima di prendere il gol della Mauro, quindi sì, era stata una partita un po' strana. Anche col Milan ha preso un palo clamoroso e dopo ha preso tre gol. Infatti. Sì, è vero. Voglio fare una domanda di carattere generale. La stavo covando da un po' di tempo. Secondo te, in quanti anni, così una stima in base a quella che è la tua percezione della crescita del mondo, del movimento calcistico femminile, in quanti anni il movimento italiano potrà in qualche modo essere considerato tra i migliori d'Europa? Un po' come lo è per quanto riguarda il maschile. Allora, quando la Federcalcio ha obbligato le società professionistiche ad aprire il femminile, ho detto 10 anni. Ne sono passati quasi 5. Ah, ok. Quindi io dico ancora 4-5. Perché, allora, io lavoro con Livorno, no? Lavoro con Livorno Calcio. Sono la responsabile del settore femminile, noi abbiamo solo le piccoline, under 15, under 12, under 10. E ogni anno partecipiamo all'under 12 nazionale. Altro 2 anni siamo arrivati quarti in Italia con le livornesi, quindi grande risultato. Ovviamente Juve, Milan, Inter, Livorno, è stata una classifica abbastanza strana, no? Su 80 squadre. Stiamo parlando della Danone Cup? La Danone Cup, sì. E, anche quest'anno miglior squadra della Toscana Under 12 per adesso, insomma, stiamo lavorando bene. E ogni anno alla Danone Cup ci sono 70-80 squadre, e io dico sempre 80 squadre Under 12... sono circa 1000 bambine under 12. Che fra 6 anni saranno maggiorenni. Esatto. Ma su 1000 bambine, riusciamo a tirarne fuori su 1000? Dico 50, 60 fortissime da fare una nazionale fortissima? Secondo me sì. Sì. I numeri dicono questo. Dobbiamo essere bravi a seguirle e a lavorare bene con loro, è fondamentale. Però infatti appunto perché te lavori all'interno di una squadra. Come numeri, la crescita degli ultimi anni, quanto è stata? Anche per le ragazzine, insomma. Come numeri di tesserati generali, un po', se hai qualche statistica? Statistiche non lo so. Diciamo che prima il problema del pregiudizio nei confronti del calcio maschile era importante, no? Perché
papà aveva la figlia femmina, aveva una figlia femmina che arrivava e diceva: voglio andare a giocare nel, non lo so, ora non voglio fare nomi di società, però piccole, sconosciute, e il papà rispondeva: guarda, zitta, non rompere, vai a giocare a pallavolo. Adesso io mi metto nei panni di un papà che, non lo so, milanista sfegatato, che ha solo una figlia femmina, la figlia dice: voglio andare a fare un provino per giocare nel Milan, il papà ce la porta. Bravo, sì. A Livorno, io ti parlo per me, sono tanti genitori, papà ma anche mamme, che mi vengono a dire: guarda, io mi emoziono a vedere mia figlia con quella maglia e te la porto. Papà che dicono: guarda, io fino a ieri mia figlia faceva ginnastica e tutte le domeniche, non vi dico cosa mi facevo, due scatole così. Adesso io di fare una cosa di figli amanti del calcio per questo motivo qua, perché altrimenti mi romperei parecchio le scatole. Esatto. Questa credo che sia la vittoria più importante, comunque la rottura di alcuni preconcetti, alcuni pregiudizi. È la mentalità che fa la differenza alla fine. Ma poi è un bel ambiente. Io posso dirlo, noi abbiamo 5-6 bambine pisane e le amiamo lo stesso, perché siamo una bella. E se si passa sopra quello, anzi, anche loro sono contenti di vestire la maglia Amaranto. È diverso l'ambiente. Sì, tra l'altro la Danone Cup fa una cosa bellissima, perché ricordo, per chi non lo sapesse, che chi vince la Danone Cup poi va a fare le finali mondiali. Quest'anno credo sono state a Miami, se non ricordo male. Cavolo. No, allora quest'anno non hanno fatto le finali, se non sbaglio, perché siccome il centenario mandano due squadre l'anno prossimo. Ok. Allora, l'anno scorso, sì, è vero, l'anno scorso, perché è l'anno scorso che lo vinse la Juve, la scorsa edizione. Due anni fa ha vinto la Juve, l'anno scorso ha vinto l'Inter, due anni fa ha vinto la Juve, e anche lì c'eravamo stranamente noi, che fecero Juve, Milan, Roma, Livorno, e l'anno scorso è stata Inter, Roma, Torino, Livorno, tanto sempre per fare pubblicità. E quest'anno, adesso siamo alla fase interregionale, noi saremo a Perugia dal 18-19 maggio, sempre con la Danone Cup, incontreremo le prime due dell'Emilia Romagna, insomma così, poi fanno i raggruppamenti Liguria e Piemonte, e poi a giugno c'è la Final Four, e la prima andrà, mi sembra, a Barcellona l'anno prossimo, comunque in Spagna forse. Roberto, sai vero che fra una decina d'anni il Livorno l'alzerà la maledetta al posto della Juventus, perché neanche quella femminile vince la Juventus. Sì, no, sicuro. Sicuro. Il Livorno diventerà la campione d'Europa con Lucarelli e Protti, allenatore e vice. Allenatore. Ragazzi, pensate a concentrarvi a farmi salvare quest'anno, poi ci pensiamo. ci pensiamo, che è un anno un po' particolare. A proposito di, comunque non sapevo ci fossero così tante squadre, ho sottovalutato la situazione, 70-80 squadre under 20, under 12. Vedi? Comunque sì. Comunque anche c'erano comunque molte bambine, ragazzine, chiamiamole come vogliamo, allo stadium, e lì dai, un po' di voglia a qualcuna sarà venuta. Sicuramente, ma infatti l'obiettivo era quello di... Ma poi sono tante le bambine che amano il calcio. Io ho tante bambine mie, tra virgolette mie, che finita la partita vanno allo stadio. Sono tantissime, sempre di più, però prima magari si vedevano un po' osteggiate dalle famiglie, adesso invece... No, ma sono tante, veramente sono... È la prima volta, io sono sempre molto critica, ma sono molto ottimista, per la prima volta forse negli ultimi 20 anni. Poi secondo me se può essere molto occasione... Io parlo per la mia generazione, io sono del 92, quindi ho giocato a calcio tra il 2... Potresti essere mio figlio! Dai, no. Vediamo, dai, un figlio molto... Cioè, no, molto giovane, però, dai. Io no, dai. Ecco, dai. Un po' di anni. No, perché io quando ho fatto calcio l'ho fatto dal 2002-2006, quindi 10 e 14 anni, le medie praticamente. E avevo con me un paio di ragazzine che giocavano con me, esordienti A e B, Pulcini no, a 9, esordienti B e A. Però effettivamente erano poche, perché secondo me già al tempo c'era un po' di, come dicevi te, un po' di preconcetti sulle ragazzine, e quelle che c'erano veramente poche e mischiatano i maschi praticamente, non avevo nessuno sbocco, perché poi alla fine... Chiaramente nel momento in cui si fa il cambio della pubertà, la ragazza viene un po' prima come sviluppo, appena il ragazzo parte basta, cioè non c'è più
non si può più competere con gli stessi livelli perché i fisici sono totalmente diversi e comunque la ragazza non potrebbe essere, dopo una certa età, sicuramente integrata alle squadre, insomma, dagli allievi in su, ecco, diciamo così. Che adesso non so neanche se si chiamano più allievi, ma comunque al tempo sì. Però adesso però, come dicevi prima, se tanto dalla squadra sono tantissime, cioè non spero neanch'io che fossero così tante, vuol dire che qualcosa in questi 10-15 anni si è mosso, insomma, quindi fa piacere, perché al tempo era veramente una cosa, cavolo, una ragazza che gioca a calcio con i maschi, cioè era un mostro mitologico, cioè voglio dire, una roba strana, sia da parte mia come ragazzino che da parte dei genitori. Ma c'era una ragazzina che adesso non è più una ragazzina perché sabato scorso ha dato l'addio al calcio, che è Elisa Camporese, giocatrice del Tavagnacco. Quando giocava negli esordienti con i maschi, andò a fare una partita contro l'Inter. E gli osservatori dell'Inter a fine partita andarono da, non mi ricordo sinceramente il nome della squadra, dai dirigenti di questa squadra dicendo: ci interessa il numero 8. E loro dissero: il numero 8 è una bambina, cioè, no, non è possibile. Sì, avevano notato solo lei in tutta la squadra, e ovviamente poi potevano prendere. Anche Ilaria Mauro aveva dato una rivincita contro i maschi, se non sbaglio. Non mi ricordo, sì, sicuramente anche Ilaria ha cominciato con i maschi, poi lei c'ha quel fisico incredibile, quindi tante bambine. Fino a quando scatta il discorso dello sviluppo maschile che viene dopo, le ragazzine ci battono in quegli anni là. Dei 12. Allora, le bambine ora lo so che sono in mezzo agli uomini, però è la verità, le bambine rispetto ai maschietti quando sono piccoline sono molto più coordinate, sì, di vero. Media sì, è vero, ma poi no, anche perché molti maschi nella crescita si perdono pezzi di muscoli che non crescono, legamenti che non, quindi sì, lo so perché ho avuto anch'io un boom più tardi, io però ce l'ho avuto, quindi mi sono un po' allungato però, comunque sì. Le bambine fa molto bene giocare con i maschi. Pensate che nei paesi scandinavi, tipo in Svezia, così si può giocare con i maschi fino a 16 anni da regolamento. È chiaro che non ce la fai, però se ce la fai vuol dire che sei un fenomeno. Poi vai a giocare con le femmine. Hai la strada spianata nel calcio femminile. Ma in qualche modo, adesso sono ancora le squadre miste o sono state... Sì, no, ci sono ancora. A livello, tipo, le squadre più inferiori, insomma. No, ci sono, Matte. Anche quelle più conosciute? No, ad esempio la Juve fa la squadra femminile, piuttosto le iscrive nei campionati maschili. Tipo la Juve ha diverse squadre femminili che giocano nei campionati giovanissimi, esordienti, contro squadre maschili. Ah, davvero? Però... Anche perché non c'è la possibilità di fare sempre campionati. Per esempio, noi in Toscana il campionato delle più piccole è l'Under 15. L'Under 12 fa la Danone Cup contro le femmine, i tornei contro le femmine, però il campionato fa gli esordienti a 9 contro squadre maschili. E okay. Ovviamente arriva... i bambini dicendo: ah, giochiamo contro le femmine, poi quando perdono poi prendono quattro bambine a casa. Tra l'altro quest'anno allora, c'è stata vado? Sì. No, scusami. sì vai. No, l'anno abbiamo giocato con le piccoline, racconto perché vale la pena, contro una squadra maschile, l'allenatore ha radunato i bambini prima della partita e ha urlato: se perdiamo contro le femmine martedì tutti all'allenamento col tutù. La cosa bella è che poi ovviamente hanno perso. E quindi un paio di mamme si sono avvicinate educatamente, gli hanno detto: allora martedì veniamo a vedere gli allenamenti tutti con tutti. Questa è anche la qualità. Sì, però anche l'allenatore col tutù, mi auguro. Non ho avuto piacere. Porca miseria. I social dove sono quando servono? I foto video, dov'è? Davvero. Ecco, io volevo dire che quest'anno un altro passo in avanti è stato l'inserimento di un campionato Under 17, che non ha visto tante squadre partecipanti, ma un girone unico lombardo, ligure, piemontese. Però intanto è un passo in avanti che non c'era. Quindi io sono sempre dell'idea che tutti i passi che si fanno in avanti sono sempre ben fatti, poi magari si possono migliorare, però intanto l'importante è... Serviva un campionato intermedio perché quando passi dalle giovanissime alla primavera a volte il divario è un po' grande. Credo che l'anno prossimo saranno come sempre ancora di più. Però stiamo veramente crescendo molto. Che tra l'altro l'ha vinto l'Inter con la Juve seconda, tra l'altro. Seguendo anche quello. Ascolta, abbiamo una domanda di Valeria. Come giudichi la stagione di Cristiana Girelli? Se non erro, Braghin fa vedere la tecnica di Cristiano ai ragazzini, che apporta al mondiale?
Ma allora, Cristiano è stato un acquisto importante. Lei che l'anno scorso è rimasta a Brescia e ci è rimasta malissimo perché non era stata chiamata dalla Juve il primo anno, lei che è juventina. E è stato un acquisto veramente molto importante perché ha esperienza, è forte, può fare più ruoli. E anche lei forse ha avuto in un certo periodo della stagione una lieve flessione, ma non si può neanche pretendere, neanche i più grandi calciatori uomini del mondo possono fare un campionato tutto allo stesso livello. E adesso l'ho vista bene sabato, e al mondiale sarà molto molto importante, anche perché è una giocatrice ormai di esperienza, quindi speriamo veramente che possa darci una grossa mano anche in Francia. Intanto sì, vai. No, volevo dire che era stata presa come in teoria trequartista, seconda punta, alla fine poi ce la siamo trovata a punta centrale per gran parte del campionato, tra l'altro migliorando tantissimo nei colpi di testa, perché a un certo punto è diventato un fattore i colpi di testa di Cristiana in certe partite. Mi viene in mente col Tavagnacco, ad esempio, che ha fatto due gol di testa. Me la ricordo bene quella partita, c'era meno uno e noi eravamo all'aperto. Me la ricordo perfettamente. Ma le stavo dicendo che con la Bonansea si trovano bene comunque. Si trovano bene perché avevano già giocato insieme a Brescia, poi avevano smesso un anno ma si conoscevano già, e quindi hanno giocato insieme tanto, hanno giocato insieme in nazionale, quindi per fortuna. Speriamo appunto anche in nazionale. Ascolta, delle ali, chi secondo te giocherà titolare tra Bonansea, Girelli e Giacinti? Ho capito, delle ali il giocatore. Infatti sta dicendo, delle ali al Tottenham, sta giocando anche bene. Delle ali. Anch'io avevo capito delle ali, secondo me Milano avrà tanti problemi perché ha tanta scelta, perché anche davanti Bonansea, Girelli, Mauro, Sabatino e Giacinti capocannoniere, cioè è veramente tosta. Non lo so, io sono una grandissima fan di Valentina Bergamaschi perché è giovane, perché anche lei viene da un infortunio e secondo me quando poi è rientrata in forma ha fatto un gran campionato. Facciamo le prime tre partite ravvicinate, quindi serviranno tutte. Secondo me Bonansea in questo momento non starà fuori mai, non può star fuori. La Bergamaschi però la fa giocare terzino, se non sbaglio, in nazionale. Dipende, no, lei può fare tutti i ruoli esterni, può fare il terzino, può fare anche in un 4-4-2 può fare l'esterno di centrocampo, può fare l'attaccante esterno, perché comunque sa far tutto, e questo è importante anche per lei perché potrà trovare spazio più spesso. Diciamo che come terzini con Guagni e Bartoli siamo messi abbastanza bene. Beh, sì. Però l'occorrenza può farlo anche Bergamaschi. Guagni a me piace un sacco, cioè proprio non la vedi giocare e dici a questa età davvero. Poi Guagni è fortissima, anche lei è esplosa tardi, perché quando scegli di giocare sempre nella squadra della tua città, anche quando nei periodi in cui c'era il Firenze che non era ancora un top club, lei ha deciso di star lì, e però è maturata nel momento giusto, e anche a me piace tantissimo. Sì, ma Mondo ha proprio Mondo c'ha il poster proprio in camera, è innamorato, no, pazzo. Io sono innamorato di Mauro, lo dico apertamente. È proprio un amore morboso. Io non lo conosco, ma poi si sente che è fiorentino dall'accento. Come? Si sente dall'accento che sei fiorentino, no, proprio. No. Come si sente? No, non sono di Firenze, però praticamente la Fiorentina è stata la prima partita che ho visto del calcio femminile, e della Mauro mi sono proprio da subito, mi ha dato quella scintilla, quella scossa. Roberto, non lo so, non lo so. Poi anche la Piemonte apprezzavo molto, apprezzo ancora, però la Mauro impazzisco. Io sono sincero, Mauro, poi non fossi la Juve no, per nulla, non per togliere nulla né a Boatin né a Sicora, che insomma hanno fatto una grande stagione, però potessi prenderne una a caso, andrei su Aglia Guagni domani mattina. Sì, ma Aglia Guagni alla Juve, no beh, chiaro, dico io. No, lo so, però chiaramente ho detto se avessi libera scelta totale, proprio, diciamo,
Ci credo. No, è vero, sono d'accordo. Impressionante, spinge, difende, ha dei numeri incredibili, poi c'è ancora in mente la traversa che ha preso lo stadium. Tremo ancora. Sì, tremato anch'io. Ci credo. Vai Robby. Bene, voi avete altre domande? No, io sono a posto. Sì, Roberto. Simone ha una domanda. Simone? Sì. Più che una domanda, vorrei riprendere un po' il discorso di prima quando stavamo parlando di Martina all'inizio, quando sognava di diventare giornalista, nel senso che non è l'unica la quale sogna di entrare gratis allo stadio, perché un po' tutti abbiamo quel sogno, nel senso che anche io seguo questo sogno e spesso i miei amici, più che io in prima persona, mi dicono: ma ti pagano, ti fanno entrare gratis allo stadio? Ecco dove va il primo pensiero, diciamo, dell'italiano medio. Mentre al contrario, io condivido gli articoli o comunque quando faccio le dirette le condivido, perché mi fa piacere crescere in questo mondo e conoscere gente come Martina, la quale abbastanza pronta e preparata su questo argomento, quindi mi potrebbe aiutare in un futuro sia dal linguaggio che utilizza sia dalla preparazione professionale. Grazie, ma ragazzi, io ripeto, io ho 40 anni, non è che faccio che mi vergogno. Può essere mia mamma comunque. la mia no di sicuro. Vabbè, quasi 41. Quindi diciamo che quando io ho cominciato avevo 18 anni, avevo appena finito il liceo, studiavo, però io non... La cosa fondamentale è veramente, adesso vi dirò una cosa banale, è aver voglia di fare tanti sacrifici, perché io quando ho cominciato seguivo magari a volte, ho seguito una squadra di Serie A di pallavolo e poi il calcio, non c'erano domeniche, non c'era mai una domenica, eppure lo facevo volentieri. Quindi la cosa fondamentale è farlo con passione, non aver paura a volte di investire, di fare sacrifici. Poi lo so che quando con voi giovani se ne approfittano molto, no? Perché poi mi sfruttano un po'. Però è fondamentale continuare a lavorare e a crederci. Come facevi ai tempi a seguire il calcio femminile? Ai tempi era complicato. Io ho cominciato a lavorare alla Nazione, a Livorno, e poi in una radio, e poi seguivo andando in giro. In quel periodo, tra l'altro, c'era il Pisa che faceva la Serie A. E quindi andavo tutte le settimane, quando giocavano in casa, andavo a vedere le partite del Pisa. E poi sono diventata anche addetta stampa del Pisa, quindi io lo dico sempre, sono una livornese strana, perché la prima squadra con cui ho lavorato è il Pisa femminile. Ma col femminile ho lavorato volentieri, con maschile forse non riuscirei. Ma saluto. Però mi sono innamorata del calcio femminile lavorando anche col Pisa. Quindi andavo in giro con loro in trasferta e mi sono fatta 2 o 3 stagioni con loro su Pullman, a Roma, a Milano e a vedere le partite. Beh, diciamo che il Pisa in questo momento ha il più forte giocatore della storia del calcio italiano, che è Moscardelli. Quindi questo. Con me. Diciamo un tuo amico per via della barba, sì. Esatto. Io arrivo, io ho cominciato a far crescere la barba un pochettino per gioco quando Moscardelli giocava in Serie A col Bologna, che aveva preso la moda, poi sì. Dopo mi è piaciuta e l'ho tenuta, però effettivamente non è del tutto. Vabbè, se dobbiamo parlare del Pisa vado via, va via. No. Non ho mai capito questo stile in confronto dei pisani di Pisa. Devo ancora no, capire. No, ma è un amore odio. Sono due città. È un po' come Venezia per noi. Io sono veneto, sono di Treviso. Venezia sì. È Venezia, ma per noi trevigiani Venezia è odio, però chiaramente. Ma noi siamo distanti 20 km, quindi in realtà. Beh, anche noi, anche io con Venezia. Cioè, sì. Amore odio, ci divertiamo a prenderci in giro, ma in fondo ci vogliamo bene, perché poi nei momenti di difficoltà. Poi abbiamo avuto problemi a Livorno, c'è stata l'alluvione, oppure a Pisa gli incendi, così siamo sempre i primi che vanno, poi che corrono poi. Sì, ma poi questo è un campanilismo, diciamo così, divertente, così, un po' di folklore, poi alla fine. Ascolta, è la tua calciatrice preferita? Tiriamo un nome, dai. Tiriamo. Io vi dico la verità, negli ultimi anni ho lavorato tantissimo col calcio estero, quindi ho amato tantissimo principalmente calciatrici straniere, perché quando nel mondiale 2011 ha vinto il Giappone con una giocatrice che si chiama Maresawa, che ha fatto un gol di tacco all'ultimo minuto dei supplementari, sono impazzito.
e poi in quella squadra c'era Abby Wambach, che è stata forse la giocatrice più forte al mondo sui colpi di testa, e mi sono emozionata tanto. E quindi anche in questo mondiale voglio vedere, ci sono tantissime giocatrici straniere che mi piacciono tanto, l'Olanda, l'attaccante del Barcellona, Lieke Martens, che è fortissima, e quindi mi piacciono tanto anche le attaccanti straniere. Italiane in questo momento un po' non posso essere troppo importante, tifo per tutta la nazionale, diciamo, dai, però mi piacciono i numeri 10. Prima ho detto che mi piaceva Valentina Bergamaschi, però Barbara Bonanzea è una giocatrice che secondo me tutti ci invidiano, e non so come ha fatto la Juve a trattenerla per non mandarla all'estero. Sì, effettivamente sì. Cioè, non sarebbe così brutto vedere, nel senso, è una giocatrice che può giocare all'estero. Barbara ha rinunciato a Lione, per andare alla Juve. Sì, ha rinunciato, sì. Secondo me è stata folle. Però il cuore giustamente conta di più, ma non perché ovviamente nulla togliere alla Juventus, che sta facendo un lavoro incredibile. Io dopo l'Allianz ho ringraziato personalmente Stefano Braghin, perché sta facendo un gran lavoro per il calcio femminile, non solo per la Juve. Però quando ti chiama quella che secondo me è la squadra di club più forte del mondo, insomma, dire di no è difficile. Però Braghin ha speso delle belle parole. Come? No, stavo dicendo io, oggi Braghin ha speso delle belle parole nei confronti di Sky, ho letto, è diventato un mezzo di comunicazione importantissimo per poter far accrescere il nostro sport. Sì, è stata una serie di cose, cioè loro sono stati importantissimi perché hanno fatto un gran lavoro, e Sky sono stati bravi perché l'hanno raccontato, però poi lui lo conosco bene perché tanti anni fa aveva già seguito il femminile, quindi è sempre stato un appassionato, grandissimo dirigente Stefano. Posso farti una domanda? Volevo chiederti se cosa faresti, diciamo, parliamo delle tre grandi, cioè quindi Milan, Juve e Fiorentina, perché l'Inter secondo me ha un pochino più da puntellare venendo dalla Serie B. In che settori andresti a migliorare le rose? Una bella domanda. Il Milan, l'abbiamo detto all'inizio, ha comunque una panchina corta, e quindi secondo me se riuscirà a mantenere la rosa dovrà rinfoltirla un po' in tutti i reparti, perché ha bisogno di ricambi un po' dappertutto, perché le 11 titolari, 12-13 sono forti, però serve. E poi purtroppo l'infortunio è sempre dietro l'angolo, ne sa qualcosa la Juve, perché comunque ha perso Salvai e Ekrot sta facendo bene a fine stagione, però è stato un rischio. E la Juve, sai, la Juventus sta vincendo e tutto, però secondo me anche la Juve deve rinforzarsi un po'. Aluko non so se rimarrà, e comunque ci vuole un altro attaccante, perché Aluko non è più giovanissima, e se vogliono puntare a far bene in Champions ci vuole una punta veramente da tanti tanti gol anche in campo europeo. E anche la Fiorentina si è trovata a fare i conti con tanti infortuni. Secondo me Diaz sono messe molto bene, perché Tortelli e Agarte dovessero rimanere, sono una coppia molto molto forte, e vale lo stesso discorso, cioè ci vogliono ricambi, perché si è fatta male Flelland e hanno fatto fatica, però i portieri sono messi tutti bene, quindi da quel punto di vista credo che sia addirittura Milan tutti e due i portieri è messa bene, perché insomma tra Cesar e Corenciova sono due belli portieri, quindi tutti sì, ma anche Bacic secondo della Juve è fortissima, sì. A parte che è enorme, è veramente veramente, veramente forte. La Fiorentina comunque ha Durante, che è giovane ed è brava, e purtroppo quest'anno la ricordiamo solo per l'errore dell'Allianz, ma è un ottimo portiere, che ci ha fatto vincere parando, se non sbaglio, tre rigori in finale, un bronzo mondiale under 17. E poi c'è Ostrom, quindi insomma sì, tra l'altro l'errore allo Stadium secondo me non era tutto suo, perché l'ho rivisto anche secondo me. L'ho rivisto un po' di volte, sì. Lì il difensore doveva anche un po' spostarsi e favorirgli l'uscita, visto che l'aveva chiamata, quindi ma io ti dirò di più, io dico, ho detto spesso in queste settimane che un difensore centrale francese esperto come Laura Gar, non lo so, perché è vero che tu me la chiami, ma tu hai 20 anni, io ne ho 30, io nel dubbio di fronte la palla la mando in gradinata, se sono in anticipo, forse, però è una mia opinione, poi il calcio è bello perché certo, ognuno la pensa è impulsivo, quindi
Esatto. Sì. Però è da dividere la metà, sì, certo. Beh, comunque è chiaro che c'è da fare dei rinforzi, perché soprattutto per la Champions abbiamo visto quest'anno, ancora siamo tanto lontani, Juve-Fiorentina ha fatto meglio della Juve in Champions, però comunque siamo tanto, troppo distanti, sì, dalle big, quindi c'è pian piano bisogno di fare qualche passettino in più in avanti. Sì, col tempo, sì, perché sì, tanto, sì. Guarda, oggi l'ha detto Braghin, che era intervistato da Alessia Tacquini, ha detto: non posso prendere in giro i nostri tifosi dicendo che l'anno prossimo puntiamo alla Champions, non lo possiamo fare, però possiamo puntare a andare un po' più avanti. A migliorare quello di quest'anno, insomma. Certo. Il problema è che comunque rinforzare è difficile, perché devi prendere comunque giocatrici forti che vogliono, diciamo, abbassare la loro, come si dice, cioè vogliono passare da un ambiente forte a uno italiano un po' meno forte. Già qui c'è da convincerle, anche perché a livello economico, come dicevamo prima, non le puoi convincere con i soldi, perché non puoi pagare troppo. Però per esempio, comunque, il nome della società, noi raccontavamo sempre anche in cronaca della giocatrice della Roma, difensore Emma Lippmann, che giocava nel Manchester City, e ha detto: ok, io ero al City, però mi ha chiamato la Roma, e la Roma maschile, e comunque il progetto mi affascinava molto. Quindi ci possono essere giocatrici che vengono attratte da questo, qualche giocatrice come Aluko, che magari è sul finire della carriera e vuole fare un'esperienza in un top club italiano, perché comunque si possono trovare anche quelli. Sì. E poi anche il fatto che comunque se trovi... di vedere sempre più stranieri forti, ma non per tagliare il posto alle italiane, però per me alcune stranieri forti poi aumentano anche il livello del campionato. Beh, Luca l'ha aumentato, e come? Sicuramente. Leland, credo. Sì. Cleland, poi io Cleland l'adoravo già al Tavagnacco, quindi... Vabbè. Sì, sì, io fossi stato la Juve, avrei provato a portarla a casa. È stata brava la Fiorentina a prenderla, perché veramente è una ragazza che la porta l'ha sempre vista. Poi quest'anno la Fiorentina è stata ancora più brava, secondo me, perché si è adattata a giocare vicino a Mauro, e insomma la Fiorentina ha patito tanto quando Cleland poi non c'è stata, quindi sì. Poi la Fiorentina aveva preso anche la bulgara che l'ha che l'anno scorso aveva fatto bene a Verona e si è fatta male subito anche lei, non ha giocato praticamente mai. Cleland la vedremo al mondiale, ma credo anch'io che sia una giocatrice molto molto interessante. Da come ha parlato oggi in un'intervista sempre su Sky, che ha fatto capire che rimarrà a Firenze, però sai, si sa il mercato, il calcio mercato, come dicevamo prima. Scusa, ti volevo fare una domanda, mi sono dimenticato prima. Noi abbiamo attaccanti, le tre attaccanti convocati nella nazionale, Tarenzi, Mauro e Sabatino, che comunque hanno la loro età adesso. Chi saranno secondo te le punte del domani? Italiane. È una bella domanda. Non lo so, nel senso che effettivamente Mauro, vabbè, può giocare ancora, sì, ancora un po'. Punte centrali, adesso mi dovrei fare mente locale, perché punte centrali come loro non è che ce ne sono tantissime, perché prima parlavate di Martina Piemonte. Secondo me Martina era una predestinata. Credo che anche lei è una che ogni tanto io, diciamo, bastono, ma perché la stimo moltissimo, e credo che potrebbe far di più, e soprattutto dovrebbe essere un po' meno autocritica anche con se stessa, perché a volte pretende di prendersi tutta la squadra sulle spalle o di risolvere da sola le situazioni, e invece non lo può fare. Ma questo per amore, poi nei confronti della maglia e per spirito di sacrificio. Però come caratteristiche è lei quella che un po' dovrebbe essere l'erede, no, di queste giocatrici qui. Però auguriamo ancora lunga vita a Mauro, soprattutto. Sì, vabbè. Sabatino è un po' più grande, però. Domanda di calciomercato, nel senso che volevo sapere la tua impressione. C'è una giocatrice giovane che io adoro, e secondo me i grandi club non se la faranno sfuggire, almeno credo che quest'anno farà il salto di definitivo, che è Dupuy del Verona. Dove potrebbe andare secondo te, e a chi farebbe soprattutto più comodo?
Ah, una bella domanda. Allora, come sfondate una porta aperta? Perché l'ho detto non più tardi di sabato scorso, che per me è fortissima e è un'altra che può fare tutti i ruoli della fascia. Prima parlavamo della Juve, che tu prenderesti Guagni, però anche dopo lui non sarebbe male, perché comunque servono dei ricambi, perché sicura mi piace moltissimo. Irinen pure, Boattin anche, sono tre. Però chissà, comunque, però farebbe comodo a tutti, cioè farebbe comodo veramente a tutti. Il Milan, anche il Milan è messo bene sugli esterni, perché ha Tucciari e Rum, che fanno bene. La Fiorentina c'ha Filtiz da una parte e Guani dall'altra. Però farebbe comodo a tante squadre, perché è una giocatrice duttile, perché può fare tanti ruoli, e può fare l'esterno alto, l'esterno basso, e difficile dire a chi servirebbe, sicuramente a tantissime squadre. Il Milan del calciomercato, invece la Goldoni dove la vedresti? Secondo me la Goldoni, che è giovane, e viene dagli Stati Uniti, io la vedrei bene per adesso in una squadra metà alta, non perché non è abbastanza forte, ma perché ancora non ha esperienza di calcio italiano, no? Lei viene dal calcio americano, quindi non mi stupirebbe vederla in una squadra tipo la Roma o tipo anche il Sassuolo, una squadra dove potrebbe giocare tanto e giocare bene. Diciamo che l'aspetto volentieri in Italia, perché è una grande, insomma, ho tanta curiosità, visto che l'abbiamo vista giocare un po' poco, e sarei curioso di vedere come si ambienta nel calcio italiano. Prendo anche l'Inter, tra l'altro l'interista. Anche sì, perché no? L'Inter sarà un po' una mina vagante anche sul mercato, perché secondo me tante giocatrici interiste, avendo tanti tifosi, sceglieranno di andare lì proprio per questo, anche per i motivi di cuore, diciamo. Sì, sicuramente. Va bene, chiudiamo? Dai, chiudiamo, che abbiamo fatto una buona oretta e mezza, l'abbiamo fatta di live. L'abbiamo massacrata. Sì, l'abbiamo massacrata. No, grazie, quell'altro se l'è cavata con 10 minuti, adesso te lo dico. No, cambio, te fai i primi 10 e lei i restanti. No, vabbè. Mi sono divertita, grazie. Beh, grazie. Allora io chiuderei intanto ringraziando Martina, che sei stata gentilissima e bravissima. Non avevamo dubbi sulla preparazione, però sai, sei stata veramente disponibilissima e veramente grazie di cuore. Grazie a voi. Quando posso di parlare di calcio femminile, io mi diverto. Non è... Siamo in due. Sei ufficialmente tra le nostre preferite, perché comunque di tutti gli ospiti sei quella che è stata per più tempo e ha parlato di più, secondo me. Perché sì, è vero. Ecco, un'altra volta, come diciamo te, la conduzione, noi rispondiamo alle domande. Così. No, tra l'altro, vedi, anch'io mi diverto, voglio gongolarmi un po' dicendo che sono il primo su YouTube ad aver fatto i video sul calcio femminile, quindi... Fuori Rosa TV, seguitela. Dobbiamo convincere gli altri. Aspettiamo anche gli altri, quelli sì, più scettici. Sì, no, ma infatti li sto prestando tutti. Io e gli altri. Io e Mondo stiamo stressando tutti. Bene, allora ringraziamo come ancora Martina e. Vabbè, grazie a voi. Abbiamo anche Gaia, che non è più presente, è andata via dopo 10 minuti per impegni personali, ma è stata gentile e disponibile anche lei, quindi se rivedrà la diretta la stiamo salutando in questo momento. Ringraziamo anche Simone, Antonio, ciao, e Matteo Marchesin, perché l'articolo è importante, e salutiamo anche Mondo Calcistico, che ci ha ospitato sul suo canale. Ragazzi, a tutti una buona notte, seguite il calcio femminile, mi raccomando, domenica tutti collegati con Sky per vedere Juventus-Fiorentina al Tardini di Parma, finale di Coppa Italia femminile, e soprattutto tifiamo tutti insieme la nazionale italiana ai prossimi mondiali che si svolgeranno in Francia. Ciao a tutti, buonanotte. Ciao, buonanotte. Ciao. È chiuso.